Siamo live, ottimo. Allora, ciao, tu che mi stai guardando in differita, devi avere un attimo di pazienza che si colleghino gli altri. Nel frattempo mi fai compagnia che condivido il tutto sulla pagina. Dobbiamo avere un po' di pazienza. Oggi parliamo di legge di attrazione e fallimento. Allora, dobbiamo fare questo. Uno, due. Ciao chiunque tu sia che ti sei collegato. Se poi mi dai conferma che mi senti e mi vedi, mi fai un favore. Intanto io condivido la diretta. Link per la diretta qui. Pubblica. Ok, questo l'abbiamo fatto. Poi. Ciao, ciao a tutti. Quando avete un attimo, se mi date conferma che mi sentite e mi vedete correttamente, mi fate un favore. Questo facciamo così. Ciao Paolo. Vedo che si sta collegando un po' di gente. Ragazzi, il primo che mi dà per favore conferma che mi sentite, così siamo a posto e tra un po' partiamo. Intanto io condivido un po' il link della diretta. Condividi. Ok, fatto anche questo. Ok, io non audio e video ok. Perfetto, ottimo, grazie Paolo. Allora, aspettiamo un po' che si colleghi qualcuno. Oggi praticamente il palinsesto delle dirette non ci ha dato, non siamo stati fortunati perché si sono incrociati tutti i formatori allo stesso orario. Per cui vediamo quanti si collegano oggi. Tra l'altro, peccato perché quella diretta di oggi è molto interessante perché parleremo di due concetti che sono sicuramente tanto chiacchierati, ma io sono assolutamente convinto e mi gioco veramente una cena qui a Dubai, che la maggior parte delle persone interpreta in maniera sbagliata questi concetti. E mi sto riferendo alla legge di attrazione e soprattutto al concetto di fallimento. Ciao Davide! Ciao a tutti, vedo che si sta collegando un po' di gente, per cui ben ritrovati. Io ho sempre problemi con il computer perché non capisco per quale motivo non mi arrivano le notifiche e non vedo chi si collega, però pazienza, vorrà dire che è così. Vedo però i commenti e questa è già una cosa positiva. Ok, vedo che vi state collegando. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Oggi parliamo di legge di attrazione e di fallimento, che vi anticipo già sono due concetti fondamentali che nella maggior parte dei casi vengono interpretati in modo corretto, ma vi assicuro per esperienza personale che sono due concetti molto importanti per avere successo, per cui eliminiamo questa notifica, per cui sono assolutamente molto importanti. Anzi, vi chiedo sin da subito una cortesia. Se potete per favore condividere questa diretta perché sono informazioni utili e come ho avuto modo di discutere oggi con uno studente, una delle responsabilità di quando poi si inizia ad avere risultati positivi è anche quello di condividere quelle che sono le proprie esperienze, le proprie competenze con gli altri, per cui magari voi adesso siete entrati in contatto con dei contenuti che magari li utilizzerete per migliorare la vostra vita, è anche vostra responsabilità condividerli con gli altri in modo tale che ci sia anche qualcun altro che magari in questo momento sta sbattendo la testa contro il muro e magari con queste stesse informazioni riesce a svoltare anche lui. Quindi condividete, condividete. Allora, va bene, direi che ci siamo, per cui faccio un sorso. Come al solito vi ricordo che io preparo, come vi avevo già detto ieri, da oggi inizio a fare una diretta al giorno, per cui ho dei contenuti, dei concetti che vi vorrei raccontare, che vi vorrei condividere. Detto questo, come sempre, se voi avete domande, scrivete tranquillamente, io vi rispondo. Se necessario, anche interrompo la trattazione di questi argomenti per darvi delle risposte, sia se sono dubbi che magari potete avere a fronte dello studio del corso, piuttosto che concetti che magari avete sentito da altre parti che non sono chiare.
che non sono chiari. Detto questo, partiamo. Ciao Gio. Iniziamo con la legge di attrazione. La legge di attrazione è un concetto che sicuramente in parte avete sentito, magari l'avete anche conosciuto, sono sicuro che la maggior parte di voi ne ha sentito parlare attraverso The Secret. Il problema principale, così ci togliamo subito il dente, è che in realtà la legge di attrazione non viene interpretata nel modo corretto, perché soprattutto se vi siete limitati soltanto a guardare The Secret, l'idea che ci si fa all'inizio è che praticamente noi, invece di fare la letterina scritta a Babbo Natale, iniziamo a immaginare, a pensare tutto quello che vogliamo e a furia di pensare a questa cosa, prima o poi aprendo la porta di casa, come fa un po' il bambino nel film di The Secret, ci troveremo la nostra bicicletta. Ora, questo sarebbe molto figo se fosse così, io sarei il primo utilizzatore, ma in realtà non è questo il concetto della legge di attrazione. C'è un intervento di Dan Kennedy in Wealth Attraction che, tra l'altro, con il suo classico stile, deride un po' le persone che hanno questa idea, no? Cioè, Dan Kennedy dice: se voi veramente pensate che le cose funzionino in questo modo, fate così, mettetevi all'angolo della vostra stanza e iniziate tutto il tempo, per tutta la vostra vita, a immaginare, a visualizzare che avete ottenuto la bicicletta, la Ferrari, 100.000 euro, la moglie bella, i figli intelligenti, eccetera, eccetera, e scoprirete che in realtà l'unica cosa che succederà è che morirete di fame. Perché questo? Perché ovviamente avete passato tutto il tempo soltanto a immaginare, a visualizzare e non avete fatto azioni concrete per raggiungere il vostro risultato. Quindi questo è un punto molto importante che va compreso. La legge di attrazione non significa che se noi ci limitiamo a pensare a qualcosa anche ardentemente, anche tutto il giorno, allora questo qualcosa lo riceveremo perché l'universo ci dà questo regalo visto lo sforzo che abbiamo fatto. Assolutamente così, assolutamente no. La legge di attrazione funziona in un modo che è decisamente diverso. È una piccola sfumatura, ma fa tutta la differenza di questo mondo. Quello che dice la legge di attrazione è che se noi comunichiamo un'intenzione all'universo circa quello che è l'obiettivo che vogliamo raggiungere, un risultato che desideriamo, un qualcosa della nostra vita che vorremmo cambiare, l'universo ci risponderà. L'universo riceve questa intenzione e ci risponde. Qual è però la grande differenza che non si comprende? Che questo qualcosa che noi desideriamo raggiungere non è un qualcosa che semplicemente ci cadrà in mano, ma in realtà l'universo ci risponderà con dei fatti, con delle circostanze, con delle opportunità, che noi dobbiamo riuscire a interpretare nel modo corretto. Perché questo? Perché in realtà il percorso che serve per raggiungere un risultato, per raggiungere un obiettivo, specialmente se questo è distante da quella che è la nostra attuale situazione, richiede degli step. E questi step spesso e volentieri non sono neanche del tutto lineari, del tutto positivi. E questo infatti mi permette di agganciarmi al secondo punto, cioè il concetto di fallimento. Però prima di raccontarvi come interpretare il concetto di fallimento nel modo corretto, permettetemi di aprire una parentesi perché è importante per capire poi quello che viene dopo. Quindi teniamo un attimo da parte che la legge di attrazione prevede che l'universo risponda alle nostre intenzioni ponendoci davanti dei fatti e delle circostanze. Tenete questa idea un attimo da parte. Prima di parlare del fallimento vi vorrei spiegare, senza entrare troppo nel complesso, perché è anche tardi come orario, magari siete stanchi per la vostra giornata, di come funziona il cervello. E voi direte: ma che c'entra il cervello con il fallimento, con la legge di attrazione? Adesso ci arriviamo. Ora, il cervello è un concetto abbastanza complicato, oggigiorno non è possibile descrivere esattamente a menadito come funziona il cervello, né tantomeno le conoscenze che si hanno ci permettono di ricostruirlo da zero, però attraverso la cibernetica, che appunto nasce dopo la seconda guerra mondiale con l'obiettivo di studiare come funziona il cervello, diciamo, siamo riusciti ad avere quantomeno delle competenze iniziali, degli argomenti iniziali su come funziona il cervello. E sostanzialmente il cervello funziona in due modi, cioè è un qualcosa che ci permette di raggiungere degli obiettivi. Questi obiettivi possono essere fondamentalmente di due tipologie. Ci sono gli obiettivi conosciuti e gli obiettivi che invece non conosciamo. Facciamo un esempio pratico così ci capiamo. Se voi in questo momento siete seduti magari alla vostra scrivania e di fronte avete una penna piuttosto che, come nel mio caso, una bottiglietta d'acqua, se voi attraverso la vostra mente date un input al cervello per dirgli prendi questa bottiglietta d'acqua, il vostro cervello che cosa fa?
Parte da questo input, identifica un'immagine che è quella della bottiglietta d'acqua e attraverso il vostro sistema nervoso, che cosa fa? Vi fa compiere dei movimenti che vi permetteranno di allungare il braccio e prendere la bottiglietta d'acqua. Ora, quello che succede da un punto di vista pratico, quando in questa serie di step che vi ho descritto, è che il cervello utilizza quelli che sono i vostri fattori sensoriali, nel caso specifico la vista, per fornire degli input che vi fanno capire se il movimento che state facendo con il braccio è quello corretto, piuttosto che invece se dovete modificare come state allungando il braccio per prendere questa bottiglietta. E la stessa cosa accade quando abbiamo a che fare con gli obiettivi che non conosciamo. Che cosa vuol dire gli obiettivi che non conosciamo? Maxwell Maltz in Psycho-Cybernetics fa il classico esempio della stanza buia. Quindi se io fossi in una stanza buia, sempre seduta a un tavolo, e volessi prendere una matita da sopra al tavolo, che cosa succede? Che in questo caso io non so dov'è la matita, né tantomeno se la matita c'è, perché effettivamente la stanza è buia. Quello che succede però è un meccanismo analogo a quello che vi ho descritto in precedenza, perché il cervello invia degli input, noi iniziamo a muovere il nostro braccio lungo il tavolo, e che cosa succede? Che iniziando a toccare oggetti su questo tavolo, i fattori sensoriali danno delle informazioni al cervello che ci permettono di interpretare quello che stiamo toccando. Sto toccando un quaderno, sto toccando una penna o sto toccando effettivamente il mio mazzo di chiavi che mi interessava. Nel momento in cui io tocco un qualcosa che non identifico come l'oggetto che volevo raggiungere, semplicemente sto ricevendo un feedback negativo. E qualunque meccanismo cibernetico, come ad esempio il nostro cervello, che cosa fa di fronte a un feedback negativo? Semplicemente capisce che questo feedback negativo significa che quello che stiamo facendo in questo momento non è corretto. Se noi vogliamo raggiungere l'obiettivo, cioè prendere il mazzo di chiavi dal tavolo, dobbiamo necessariamente compiere un'azione diversa. Ed è questo l'aggancio che vorrei utilizzare oggi per darvi una reinterpretazione del concetto di fallimento, che purtroppo è un qualcosa che blocca praticamente la maggior parte delle persone e sono sicuro che tutti i presenti almeno una volta nella vita avranno interpretato un problema, appunto un fallimento, un errore, come un qualcosa di negativo. È chiaro che ciò accada perché evidentemente ci sono delle emozioni, dei sentimenti, ma anche un po' quello che è il nostro pregresso che ci porta ad interpretare il fallimento come appunto un qualcosa di negativo. Mi è capitato anche di parlarne in un video che ho pubblicato qualche tempo fa. Se voi andate sul dizionario a cercare la definizione di fallimento, in realtà troverete soltanto cioè interpreterete dal dizionario stesso un concetto negativo. Sembra quindi quasi che il fallimento sia qualcosa che noi dobbiamo assolutamente evitare. Ciao Iari. Tant'è vero che, come ci racconta lo stesso Maxwell Maltz, in realtà la maggior parte delle persone che cosa fa? Anche inconsapevolmente recepisce questi fallimenti come delle informazioni che vanno proprio a etichettare la persona che pensiamo di essere, per cui io commetto un errore, commetto un fallimento e mi inizio a identificare come quella persona che ha commesso l'errore ha commesso il fallimento. Se però noi andiamo a riprendere quello che è il concetto e quello che è il funzionamento di un meccanismo cibernetico, in realtà scopriamo che il fallimento non è nient'altro che un feedback negativo. È come qualunque, ciao Fabio, è come qualunque feedback negativo, che cosa significa realmente? Non significa che siamo delle persone, ciao Alessandro, che non siamo delle persone in grado di raggiungere un risultato. Non significa che siamo delle persone che non riusciranno mai a raggiungere un risultato. Il fallimento significa semplicemente che quello che stiamo facendo in questo momento per raggiungere un certo obiettivo, per raggiungere un certo risultato, è sbagliato. E come qualunque meccanismo cibernetico, quello che dovremmo fare è modificare quello che stiamo facendo, perché allora sì che forse riusciremo a raggiungere quell'obiettivo che desideriamo. Ciao, ciao a tutti. Alessandro, io non sento, spero però che gli altri mi riescano a sentire. Mi date conferma che non ci sono problemi? Datemi un attimo conferma perché non vorrei aver parlato da solo per un paio di minuti. No, ok, adesso ok, perfetto. Quindi, perché vi ho iniziato a parlare di questi concetti? Perché oggi vorrei, diciamo, mettere insieme, rimontare un po' il puzzle di quella che è la legge di attrazione e di quello che è il concetto o comunque il modo corretto di interpretare il fallimento. E queste due cose, se voi le mettete insieme, vi assicuro che rappresentano un punto importantissimo per assicurarvi che poi,
qualunque sia l'obiettivo che voi vogliate raggiungere, ci sia da parte vostra una consapevolezza diversa di quello che sta succedendo. E perché dico questo? Mettiamo insieme i puntini. Allora, noi stiamo dicendo che la legge di attrazione funziona in un modo molto chiaro, cioè io comunico un'intenzione, la comunico perché sento veramente questa cosa, voglio veramente raggiungere questo obiettivo, e dopodiché la legge di attrazione ci dice che l'universo ci risponderà. L'universo ci risponderà in un modo che però noi non sappiamo qual è. Per cui se io oggi volessi, facciamo un esempio pratico, guadagnare 100.000 euro al mese, in questo momento non so quali sono gli step, le attività che devo compiere per raggiungere 100.000 euro al mese. Perché come ho avuto già modo di dirvi in altri video, in altre dirette, se io realmente sapessi come guadagnare 100.000 euro al mese, li starei già guadagnando. Quindi questo è cosa significa? Che la legge di attrazione non ci sta dicendo che se io penso che raggiungerò 100.000 euro in un certo modo, necessariamente le cose andranno in quel modo lì. Perché io in questo momento, nella situazione in cui mi trovo, non ho consapevolezza di quello che serve per raggiungere i 100.000 euro. La consapevolezza di cosa bisogna fare per raggiungere questo risultato ce l'avrò soltanto quando l'obiettivo l'avrò raggiunto. Tant'è vero che Steve Jobs ci dice anche che noi non possiamo mai guardare avanti, dobbiamo sempre guardare indietro per spiegare la nostra situazione. Dobbiamo sempre ricollegare i puntini, cioè i fatti, le circostanze passate, per darci una spiegazione del perché oggi ci troviamo in una certa situazione. Ora, detta così, quindi voi potrete dire, ok, e quindi come ci aggiungo il concetto di fallimento? Beh, è molto semplice in realtà, perché se noi non sappiamo come la legge di attrazione ci risponderà a questa nostra richiesta, dobbiamo mettere in conto che questa richiesta che stiamo facendo in realtà potrebbe prevedere anche degli step intermedi che noi pensiamo essere negativi, che noi pensiamo essere addirittura dei fallimenti, dei gravi errori. Ma in realtà, se noi interpretiamo il fallimento nel modo corretto, quello che succede non è nient'altro che un feedback negativo che ci sta semplicemente dicendo che c'è qualcosa che stiamo facendo in questo momento che va cambiata. C'è un'azione, c'è un modo di pensare, un modo di agire che in questo momento stiamo utilizzando che evidentemente non è coerente con l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Ora, detto a parole, mi rendo conto che sì, potrebbe essere anche facile da fare, però poi come facciamo da un punto di vista pratico a gestire il fallimento quando ci sono davanti, quando dobbiamo fronteggiare quelle che sono le nostre paure, le nostre angosce, le nostre insoddisfazioni, le nostre emozioni nel renderci conto che abbiamo fatto qualcosa ed effettivamente non siamo riusciti a cambiare nulla, anzi, abbiamo di fatto fallito, abbiamo di fatto avuto un qualcosa di negativo. Beh, allora, la prima cosa che diciamo dovete prendi, della quale dovete prendere consapevolezza è una delle nostre facoltà intellettuali, cioè la percezione. La percezione è quella facoltà intellettuale che ci permette di fare esattamente questo: di fronte a un fatto, di fronte ad una circostanza, dargli un valore, dargli un'interpretazione. E attenzione perché questo è un aspetto molto importante. Perché? Perché voi in realtà associate a un qualcosa, un valore negativo, ciao Leonardo. Non tanto perché questo qualcosa che accade sia per natura una situazione negativa, per natura un evento negativo, è semplicemente il vostro pregresso, il vostro background, la persona che siete in questo momento che magari vi porta ad interpretarlo in modo negativo. Vi faccio un esempio pratico, perché probabilmente qui ci sono collegate anche diverse persone che magari fanno dei business online, come ad esempio il self-publishing. Quando chi fa self-publishing sa che recentemente ci sono state delle complicazioni, ci sono stati degli eventi, delle circostanze che di fatto qualcuno ha interpretato in modo negativo, come un qualcosa, come un problema. Ci sono però altre persone che in realtà lo stesso fatto, la stessa circostanza l'hanno identificata, l'hanno valutata, l'hanno percepita come un'opportunità. Ed è proprio questo il gioco che va fatto quando si esercita la percezione, perché dovete sempre tenere partito da un presupposto, che quello che succede, qualunque fatto, qualunque circostanza, in realtà in quanto ha una natura neutra, cioè non è né positiva né negativa, siamo noi che con le nostre emozioni, con la nostra percezione, gli attribuiamo un valore positivo o un valore negativo. Quindi in realtà ogni problema lo potete vedere come un'opportunità, ogni ostacolo la potete vedere come se fosse un'illusione. Questo, tra l'altro, si aggancia anche ad un'altra legge dell'universo che è la legge di polarità, secondo la quale ogni cosa ha un opposto. Quindi, esattamente come ogni cosa ha un destro e un sinistro, un sopra e un sotto, qualunque problema avrà un'opportunità, qualunque problema avrà una soluzione, qualunque ostacolo in realtà potrebbe essere un qualcosa di positivo. E se voi questo esercizio della percezione lo iniziate ad applicare
fare concretamente nella vostra vita, ogni qualvolta vi si presenta un fatto, una circostanza davanti, vi assicuro che a furia di praticare questo esercizio inizierete a reinterpretare le stesse cose che magari fino al giorno prima vi sembravano dei problemi insuperabili, come in realtà magari delle opportunità o comunque come un qualcosa che è necessario e propedeutico per farvi raggiungere il vostro obiettivo. Perché comunque, come diciamo in precedenza, la legge di attrazione che cosa ci dice? Che l'universo ci risponde, ma noi non sappiamo qual è il modo in cui ci risponde. Per cui anche davanti a fatti che potrebbero sembrarci, nonostante lo sforzo di percezione di vedere il positivo, potrebbero comunque sembrarci molto negativi, in realtà potrebbero essere l'apripista per farci compiere delle azioni seguenti, che sono magari quelle che poi ci permettono di raggiungere il vostro obiettivo. E quindi questo è un esercizio che vi invito a fare, perché effettivamente, soprattutto all'inizio, sicuramente non è semplice, poi è chiaro che a seconda di quello che è la vostra esperienza passata, di quello che è il vostro background e soprattutto di quanto magari è negativo, tra virgolette, un fatto della vostra vita, può essere più complicato, ma vi assicuro che più praticate questo esercizio, più le cose iniziano a cambiare. Non so chi di voi ha visto l'intervista che ho fatto con Biluca qualche giorno fa, ma sfrutto questa occasione per raccontarvi fatti reali della mia vita, che poi effettivamente reinterpretandoli con la facoltà della percezione, in realtà magari qualche anno fa sembrava un qualcosa di negativo, oggigiorno in realtà mi rendo conto che magari sono stati anche questi dei passaggi propedeutici per ottenere i risultati che sto ottenendo. È cambiata la visualizzazione. È cambiata, ciao Fabio, è cambiata, ah ok, tutto ok, va bene, meglio così. Durante l'intervista io ho raccontato un po' quelli che sono stati i problemi, diciamo, pratici che abbiamo avuto sul campo con le mie attività, soprattutto per quanto riguardava l'implementazione di strategie di marketing, per cui magari questi aspetti che sono forse un po' più tecnici vi lascio direttamente all'intervista, perché comunque magari potrebbero non interessare il vostro caso specifico adesso, per cui oggi magari vi racconto quelli che sono fatti, altre cose che sono successe che non ho trattato nell'intervista, che magari ci permettono anche di ampliare un po' il discorso. Quindi vi racconto un po' quelli che sono stati i miei fallimenti, no? Alcuni diciamo degli errori che ho commesso. Il giorno dell'intervista lui sapeva di questo corso. Sì, ne avevamo parlato offline, ovviamente, non durante l'intervista. Comunque sono due corsi che non c'entrano niente l'uno con l'altro, in realtà sono più che complementari. Dicevo, quali sono stati un po' i fallimenti, le problematiche che mi sono trovato ad affrontare? Beh, sicuramente dal punto di vista del business ce ne sono state tante. Io ho avuto modo di raccontare quelli che sono stati, diciamo, delle attività che sono andate bene, ma vi assicuro che ce ne sono state altrettanto che non sono andate bene. La mia prima attività, che io ho lanciato quando ero ancora minorenne in realtà, che era un e-commerce online che vendeva abbigliamento, in realtà si è chiusa come un grande insuccesso. È un progetto che io avevo, sul quale avevo anche investito tanto tempo, tanta dedizione, però poi dopo un paio di anni sono stato costretto a chiudere questa attività perché nel frattempo studiavo anche in università e comunque mi rendevo conto che i risultati non arrivavano e quindi sono stato costretto a chiuderla. Pure ve ne dico un'altra, durante il periodo dell'università, tra diciamo, le varie idee che ho provato a portare avanti, c'è stato un progetto che ho inviato all'IBAN, che è l'Associazione dei Business Angels Italiani. Ciao Marco, e questo è un progetto che mi è stato finanziato. Quindi io per più di un anno, praticamente, grazie a questo Business Angel, ho portato avanti questo progetto che doveva essere un e-commerce che doveva collegare i brand del lusso al mondo dell'online. E in realtà, nonostante anche qui la dedizione, la motivazione, il duro lavoro, no? Questi concetti che vengono sempre chiacchierati, che sembrano essere la soluzione a tutti i mali, in realtà anche questo progetto alla fine non si è realizzato. Anzi, vi dirò di più, che forse magari qualcuno lo conosce, contemporaneamente a questa vicissitudine, in realtà partì Yux, che forse magari tanti oggi conoscono, e in realtà poi Yux praticamente soppiantò la nostra idea, perché sicuramente avevano un background e delle risorse maggiori rispetto alle nostre. Eppure però, giusto per ricollegare i puntini, Yux poi nella mia storia si è ripresentato un'altra volta, perché ad esempio, questo ne ho parlato anche con Luca nell'intervista se non ricordo male, Yux è stata poi il titolo azionario sul quale io ho investito per avere i soldi per pagare i corsi ad Harvard. Quindi
Ancora una volta, situazioni che voi magari in quello specifico momento considerate come un qualcosa di assolutamente negativo, perché voi dite, cavolo, io ci ho messo tutta la mia motivazione, io ci credevo fortemente, volevo realizzare questo progetto, non sono riuscito a realizzarlo per colpa di Hughes, per colpa di Paolo Rossi, e poi però a distanza di anni ti rendi conto che in realtà quello stesso Paolo Rossi, quella stessa Hughes, giusto per fare anche ancora un po' di pubblicità, in realtà mi ha permesso di raggiungere un altro step nel mio percorso che è stato propedeutico poi ad altri obiettivi che ho raggiunto. Per cui questa penso che sia una delle lezioni più importanti che ho avuto modo di imparare sul campo. E ancora una volta sta a voi riuscire a interpretare correttamente quelli che sono i fatti, le circostanze che si presentano davanti. Voi dovete sempre partire da questo presupposto che qualunque cosa che voi in questo momento vedete, sia nella vostra vita personale, nel vostro business, nella relazione con gli altri, qualunque cosa, non ha un valore, non è né positiva né negativa. Siete voi attraverso la percezione che gli attribuite questo valore. E comunque, anche nel momento in cui si tratta di qualcosa di veramente negativo, perché per esempio muore un vostro caro, quindi qualunque sia lo sforzo possibile e immaginabile di percezione, comunque la vedete come una cosa negativa, in realtà se voi applicate la legge di attrazione nel modo corretto, anche da queste cose riuscite poi a trovare degli spunti che poi, che collegati con altri fatti, altre circostanze, magari saranno il motivo per il quale a distanza di mesi, a distanza di anni avrete raggiunto un certo obiettivo. È chiaro che da questo punto di vista l'impazienza del risultato è un qualcosa che dovete gestire, perché soprattutto quando si inizia a fare un percorso di riprogrammazione, di cambiamento, è chiaro che c'è questa voglia, questa ansia di dire ok, io mi applico, però dovete darmi il risultato, cioè Bob Proctor, Dan Kennedy, Pinco Pallo, mi stai dicendo tutto questo, però ok, adesso io mi sto sforzando, sto applicando, dammi qualcosa in cambio. Dovete capire che serve del tempo, non è un qualcosa che accade dall'oggi al domani. Bisogna sempre prendere l'aspetto propulsivo di qualsiasi cosa possa capitarci, assolutamente sì, anche perché, come racconta poi Maxwell Maltz nel suo libro, in realtà ogni cosa che ci accade ha un effetto sulla nostra immagine, sulla nostra personalità. Per cui se noi continuiamo a vedere gli aspetti negativi in tutto quello che ci circonda, in un modo consciamente o inconsciamente, molto più probabilmente, questi effetti, queste cose negative che noi vediamo all'esterno avranno un riflesso sulla nostra persona, perché inizieremo a pensare che allora noi siamo quella persona sfortunata o quella persona che riesce, siamo quella persona che si pone un obiettivo ma non lo riesce a raggiungere, siamo quella persona che si pone, che vuole fare un qualcosa e non la riesce a completare, e invece no, voi dovete switchare questo pensiero, che tra l'altro è quello che poi vi permette, indipendentemente dal fatto che voi facciate un processo di riprogrammazione mentale, è quello che sono i pensieri che voi intrattenete nella vostra mente, che poi vi portano a definire quello che c'è nel vostro subconscio, quella che è la vostra immagine, e quindi in ultima istanza quelle che sono le azioni che poniamo in essere, gli obiettivi che raggiungiamo. Quindi attenzione a questi aspetti perché sono molto importanti. Ciao Luigi! Quindi questo era un po' diciamo il concetto che vi volevo dare. Voi dovete partire dal presupposto che dovete trovare, così mi ricollego anche alla diretta di ieri in cui abbiamo parlato di quelle che erano le basi della riprogrammazione mentale, voi dovete partire da un grosso obiettivo che volete raggiungere. Deve essere qualcosa di ambizioso, qualcosa che soltanto a pensarci vi mette a disagio, perché è qualcosa che veramente in questo momento nella vostra vita sembra che non abbia modo, di essere raggiunto, è veramente distante dalla vostra attuale situazione. Dopodiché, nel momento in cui avete capito questo obiettivo e vi state veramente in questo slancio, iniziando un processo di riprogrammazione mentale, e quindi state, tra le altre cose, inviando queste intenzioni all'universo, dovete capire che da questo momento in poi inizierete un percorso, e il percorso in quanto tale non è un'attività, non è un esercizio, non è un'azione. Il percorso, come se lo cercate nel dizionario, è un insieme di passaggi, è un insieme di attività, è un insieme di step. E voi non potete pretendere che questi step siano tutti positivi, siano tutti in discesa, siano tutti facili e semplici, perché non sarà così. Ma questo a tutti i livelli, non perché magari siete state iniziando a fare business online. Cioè, questo capita a qualsiasi livello, sia che tu guadagni 1000 euro al mese, sia che ne guadagni 10 milioni. Il concetto è sempre lo stesso. E quindi sta a voi riuscire a interpretare nel modo corretto quello che succede,
Potete chiamarlo credo, potete chiamarlo consapevolezza di questo discorso, poi sta a voi dargli la sfumatura giusta, ma in ogni caso dovete impedire che quello che succede oggi rappresenti per voi la fine del vostro percorso o un giudizio irrevocabile sulla persona che siede, su quello che potete fare o non potete fare, perché non è assolutamente così. Poi è chiaro che da questo punto di vista la soluzione, diciamo, che io vi porto, che si basa su quella che è stata la mia esperienza, è di fare, oltre a prendere coscienza e conoscenza di questi concetti, avviare un percorso, un processo di riprogrammazione mentale che serve a fare che cosa? Serve a migliorare la vostra immagine, serve a impiantare nel vostro subconscio una serie di concetti, una serie di idee, o per meglio dire, se volessimo utilizzare il termine tecnico preciso, un insieme di abitudini che devono avere a che fare con le vostre credenze e la persona che pensate di essere. Le vostre credenze vi servono per interpretare in modo corretto quella che è la realtà, quelli che sono i paradigmi nei quali vivete. Le vostre abitudini personali invece hanno a che fare con la persona che pensate di essere e queste sono molto importanti perché, come diciamo in precedenza, non importa che voi abbiate studiato tutti i corsi di questo mondo, avete tutte le conoscenze di questo mondo o siete addirittura capi della più grande multinazionale del mondo. Se poi quello che succede voi nella vita di tutti i giorni lo interpretate nella maniera sbagliata e avete un pensiero di voi che è negativo, beh, voi riuscirete a mandare a rotoli anche la più grossa multinazionale di questa, del mondo che c'è mai stata. Quindi sono due concetti che vanno di pari passo e sono entrambi molto importanti se volete fare un percorso di riprogrammazione volto a raggiungere un qualcosa che in questo momento sentite che è distante, che è ambizioso e che magari percepite non essere alla vostra portata. Non è assolutamente così, e tutto è sempre alla vostra portata, però dovete, per renderlo alla vostra portata, intrattenere le giuste idee e i giusti concetti. Ora, io faccio un sorso d'acqua perché ho parlato senza fermarmi come sono solito fare. Voi nel frattempo, se avete qualche domanda, scrivete pure, eh. Stavo guardando il telefono. Quindi questo è un punto molto importante, ragazzi, sul quale vi invito a riflettere. Anche perché poi sono, cioè, contrariamente a quello che si possa pensare, perché siamo sempre portati, niente vos, no Fabio, la vos l'ho finita, tra l'altro non capisco perché, mi continuano a lasciare le bottiglie di vetro e non se le prendono, però ho smesso di prendere la vos perché praticamente qui al Damac ci riforniscono l'acqua ogni giorno, e siccome la portano proprio a quintalate, praticamente no, non ho più comprato acqua vos, che però tra l'altro la consiglio perché è veramente buona. Io sono un fanatico delle acque, quindi chi mi conosce lo sa che ho gusti particolari, non bevo l'acqua, bevo soltanto alcuni tipi di acqua e la vos devo dire che non è niente male. Questo è un aspetto molto importante sul quale vi invito a riflettere, perché poi vedete, si cade sempre in quello che secondo me è un retaggio della scuola, cioè il pensare che siccome io a scuola per prendere un voto alto dovevo prendere un libro e studiarlo, e quindi è questo quello mi serve la conoscenza per raggiungere i risultati, si pensa che questo concetto in realtà sia quello che va fatto nella vita. Per cui quando voi magari iniziate un'attività, iniziate un business, l'unico pensiero che avete è ok, devo comprare il corso Pinco Pallo, devo imparare il marketing, devo imparare il self-publishing, devo imparare questo, devo imparare quello. Una volta che l'ho studiato, devo avere per forza risultati. E invece non funziona assolutamente in questo modo, per due concetti. Il primo perché in realtà voi non dovete memorizzare un qualcosa e ripeterlo, che è quello che faceva da scuola. L'apprendimento si basa su dei presupposti che sono completamente differenti, cioè l'apprendimento si ha quando un concetto voi lo riuscite a interiorizzare a un punto tale che diventa automatico, cioè voi non dovete applicare uno sforzo conscio per pensare, per identificare quella che è la vostra strategia di marketing, quella che è la telefonata che dovete fare per il vostro business, quella che è la keyword che dovete cercare per pubblicare un libro. Perché se ci siamo sempre detti che il 95% delle nostre azioni sono frutto del subconscio, allora, se questa cosa voi capite che è così, dovete anche capire che non è che le decisioni voi le prendete nel 5% in cui vi sforzate consciamente. Non funziona così. In realtà, il modo in cui funziona è che c'è un processo dietro che a fronte di un input vi dà la famosa lampadina, il famoso click che vi dice: ah, devo fare questa cosa qua. Però poi nel momento in cui questo click si manifesta,
Se a fronte di questa idea che voi avete, fate un'azione concreta e davanti si palesa qualcosa al quale voi reagite in maniera sbagliata, allora non c'è corso che tenga, formatore che tenga, informazione che tenga, voi il vostro obiettivo non lo raggiungerete perché semplicemente vi siete bloccati, avete reagito in modo sbagliato a quello che in realtà è un fatto e una circostanza. Parlare senza pensare, se non lo sai spiegare a parole semplici, vuol dire che non l'hai capito. Parlare senza pensare, se non lo sai spiegare a parole semplici, vuol dire che non l'hai capito. Sì, infatti mi hai richiamato subito alla mente un intervento, mi pare che era di Bob Proctor, se non ricordo male, forse di John Canary, dove, no, no, mi sa che era di Bob Proctor, dove diceva proprio questo, cioè tu non hai capito una cosa fino a quando non sei in grado di spiegarla ad un'altra persona. Se quella persona dice, ah, ho capito, vuol dire che hai capito anche tu. Se tu non sei in grado di spiegare un concetto, vuol dire che tu non l'hai capito. E tra l'altro questo è un aggancio anche interessante per un altro concetto, cioè che spesso mi capita, diciamo recentemente qualche componente della mia famiglia ha deciso di fare business online, no? Perché poi questo vedrete, capiterà anche a voi, cioè voi iniziate da precursori e poi la gente che vi sente dice, ah, ma quindi si può guadagnare X mila di qua, X mila di là, fammi provare anche a me. E che cosa succede? Che tu quindi li provi a spiegare, bisogna fare, devi fare così, così e cosà, e che cosa ti dicono? Ho capito. Perfetto, quindi se ti dice che ha capito, avrà capito. Poi concretamente fanno delle azioni, tu ti rendi conto che sbagli, dici scusa, ma non avevi detto che avevi capito? Hai sbagliato. E la risposta che ottieni è sì, hai ragione. Ecco, questo è un concetto, anche questo è un concetto molto importante che dovete metabolizzare, cioè che quello che sapete e quello che fate non sono sincronizzati. Quindi ammesso, anche se voi a livello conscio intrattenete un concetto, ad esempio che per fare il self-publishing bisogna fare X, Y e Z, ma poi le vostre azioni sono non coerenti con questa idea, voi in realtà non avete appreso niente. Cioè voi siete ancora a un livello conscio in cui state mantenendo delle informazioni, ma di fatto i vostri comportamenti testimoniano il contrario. Il lavoro di Hege aggiunge qualcosa di utile alla riprogrammazione mentale? Paolo, sinceramente non lo conosco, quindi non ti so dire. Io, come ho avuto modo di dire anche in precedenza, il mio percorso di riprogrammazione mentale si basa su tre, diciamo, su quattro fonti, se così le vogliamo chiamare. Bob Proctor, Maxwell Maltz, Dan Kennedy e, diciamo, se mi permetti di aggiungere anche questa, la legge di attrazione. Anche se, come abbiamo visto oggi, in realtà è un qualcosa che diciamo, ha a che fare con la riprogrammazione mentale in maniera un po' più lontana. Ciao Gabriele. Bob Proctor ti dà sicuramente una visione un po' più metafisica e sono sicuro che molti la conoscete, la storiella, insomma, di Bob Proctor, perché è diciamo, il personaggio, tra virgolette, più famoso, più mainstream quando si parla di riprogrammazione mentale. Maxwell Maltz mi è servito tantissimo perché il problema che si ha quando si inizia a fare riprogrammazione mentale è che invece di basarsi su, diciamo, una consapevolezza, ci si basa sulla speranza. Cioè, non è vero che si è capito esattamente come funzionano certe cose. Noi diciamo, vabbè, caspita, me l'ha detto lui, cioè lui ne saprà molto di più di me. Ok, inizia a fare questo esercizio, inizia a scrivere come un pazzo, su un foglio di carta che devo cambiare la mia vita, che sono un miliardario, che sono felice e grato, bilibim barapam, e spero che funzioni, perché me l'ha detto Pinco Pallo, cioè per forza funzionerà, no? E in realtà questo è il modo sbagliato di fare riprogrammazione mentale, anzi è il modo sicuro e certo per fallire. Ciao Francesco. Quindi perché mi sono avvicinato a Maxwell Maltz? Perché a un certo punto del mio percorso ho sentito l'esigenza di integrare i contenuti di Bob Proctor con qualcos'altro, perché c'erano dei punti che mi mancavano, c'erano delle cose che non mi erano chiare e soprattutto notavo che c'erano delle situazioni che magari mi trovavo ad affrontare. E mi mancavano quelle fondamenta per gestire nel modo corretto. Quindi ho integrato con Maxwell Maltz, dopodiché da Maxwell Maltz è venuto praticamente in collegamento Dan Kennedy, perché come raccontavo in qualche video in precedenza, Dan Kennedy ha fatto parte dell'associazione di Maxwell Maltz e questo è il motivo per il quale ha scritto The New Psycho-Cybernetics. E Dan Kennedy mi ha aiutato tantissimo perché innanzitutto ha, diciamo, dato un aggiornamento a quelli che erano i materiali di Maxwell Maltz che risalivano agli anni 60, ma soprattutto, essendo poi un personaggio molto pratico, molto pragmatico, mi ha dato quegli ulteriori spunti concreti su che cosa fare, che è il problema principale che si ha quando si parla di mente, cioè che si è, si è, si è
tantissimi sono bravi a parlare, a raccontare la mente conscia, la mente subconscia, ma poi quando dici ok, stringiamo, mi dici praticamente che devo fare, la solita frase è guarda i video gratuiti di Bob Proctor. Sì, ho capito, ma i video gratuiti di Bob Proctor dicono quello che tu mi hai già detto, soltanto che invece di essere in italiano, in inglese. Mi dite che devo fare, cioè concretamente. E quindi da questo punto di vista Maxwell Maltz e Dan Kennedy mi hanno aiutato tantissimo. La legge di attrazione non ha a che fare esattamente con la riprogrammazione mentale, però anche un po' per quello che diciamo è stato il mio pregresso, io sono sempre stato portato a interrogarmi sul perché e il per come delle cose che mi succedevano, e quindi ho sempre avuto, prima ancora di conoscere la legge di attrazione, questa esigenza di mettere insieme i puntini, di andare proprio a capire il perché e il per come oggi mi trovavo in una certa situazione. E quindi studiare la legge di attrazione mi ha aiutato anche da questo punto di vista. E tutto questo calderone di informazioni, con ovviamente la mia interpretazione e le mie esperienze sul campo, perché sono 2 anni che applico queste cose. È quello che poi sono andato a proporre in Immagine Vincente, che è il mio corso, momento adesso pubblicitario, così ce lo togliamo davanti. Vi ricordo che Immagine Vincente è in promozione fino al 30 gennaio, al prezzo di 1.500 euro, nella versione base. La versione base prevede il corso digitale, che sono 20 ore di contenuto, che è diviso in 2 tronconi, il blocco teorico che vi spiega cos'è, la mente, come funziona, ma soprattutto cos'è e come funziona l'immagine di noi stessi, che è un concetto che fino a 4 giorni fa non discuteva nessuno, tutti quanti volevano insegnare la riprogrammazione mentale senza parlarvi di quello che lo stesso Bob Proctor definisce la causa principale del successo o dell'insuccesso nella nostra vita. Il secondo blocco è il blocco pratico, perché in questo blocco io racconto quello che è il programma di 90 giorni che io stesso faccio da 2 anni a questa parte, racconto quelli che sono gli esercizi, spiego come farli, vi do tutta una serie di informazioni pratiche su come utilizzarli, su come applicarli, indipendentemente da quello che è, diciamo, la situazione nella quale vi trovate, perché questo è un programma che io ho applicato da dipendente in ufficio, da imprenditore a casa, in viaggio con la mia ragazza, quando ero in vacanza con i miei, per cui ci sono tante informazioni pratiche su come gestirsi. Indipendentemente dal fatto che voi siete da soli, in compagnia, ripeto, in una casa piuttosto che in un albergo, ovunque voi siate andrà bene. Dopodiché, oltre alla componente, diciamo, al corso digitale, vi arriva a casa il workbook, che è appunto la componente cartacea. Il workbook contiene il programma di 90 giorni, quindi la sequenza di esercizi che devono essere svolti per migliorare la vostra immagine e riprogrammare la mente. Ed è lo strumento fondamentale, cioè una volta fatto il corso, voi vi prendete questo workbook, ve lo mettete sotto il braccio e giornalmente fate gli esercizi che vi servono per fare riprogrammazione mentale. Dopodiché a casa vi arriva anche il raccoglitore con le slide, anche questo non sottovalutatelo perché, come dicevo nella puntata precedente, la scrittura serve per fare riprogrammazione mentale, ma non è la riprogrammazione mentale. La scrittura vi serve perché incentiva attraverso il vostro cervello la creazione di immagini che sono un pezzo fondamentale della riprogrammazione mentale. Quindi, siccome mi sono arrivate domande fino a 5 minuti prima di andare in diretta, continuo a ripetere e a sottoscrivere che la riprogrammazione mentale non è soltanto prendere un foglio di carta e scrivere il vostro obiettivo, l'abitudine che volete cambiare. Quello è il pezzo iniziale di un processo. La riprogrammazione mentale è un processo, non è un'attività. In ogni caso, la versione base, vi dicevo, viene 1.500 euro fino al 30 gennaio, dopodiché scaduta la promozione sale a 2.000 euro. Fino al 30 gennaio avete anche la possibilità di acquistare la versione premium, così come l'ho ribattezzata, che oltre a tutto quello che vi descrivevo nel base, ha anche un'ora di consulenza. Questa ora la potete utilizzare per raccontarmi un po' quelle che sono le vostre esigenze e capire se eventualmente possiamo personalizzare in parte o in toto il programma per riflettere appunto la vostra situazione. Come mai durante gli esercizi di visualizzazione o meditazione mi capita di addormentarmi anche se seguo le indicazioni della voce narrante? Ok, Gabriele, ti darò una risposta che non è completa perché chiaramente parte di questa risposta dovrebbe prevedere darti informazioni del corso e quindi non mi sembra corretto nei confronti di chi l'ha acquistato. Il concetto è che tu stai confondendo la visualizzazione con la meditazione e con un altro aspetto che è il rilassamento. Metti un attimo da parte la meditazione, rilassamento e visualizzazione sono due step, quindi non sono la stessa cosa, che vanno fatti prima uno e poi l'altro per permetterti di fare la sessione di visualizzazione in un certo modo.
Quindi questo diciamo è un punto. Mi rendo conto che non ti ho risposto in maniera totale, però è spiegato, credimi, più che dettagliatamente all'interno del corso. Però ecco, vedete, sfrutto questa occasione della domanda di Gabriele per chiarirvi per stressare nuovamente questo concetto, perché vi assicuro che ricevo continuamente domande. E vedo che queste domande sono sempre focalizzate su un pezzettino. Cioè, c'è chi mi chiede: ma quindi devo scrivere veramente sul foglio di carta? Oppure devo scrivere con la mano destra o con la mano sinistra? Poi invece c'è qualcun altro che mi chiede: ma quindi devo fare la visualizzazione? E come devo fare questa cosa della visualizzazione? E ho la sensazione che manchi la visione d'insieme. Cioè, voi state descrivendo due step, ma vi assicuro che il processo è più ampio. Cioè, il processo di programmazione non è né soltanto scrivere né soltanto visualizzare. Sono due pezzi, ma c'è dell'altro, e questa cosa voi la dovete capire, perché se no, ve lo assicuro per esperienza diretta, sbatterete la testa contro il muro, perché fino a quando voi pensate che la riprogrammazione sia un solo esercizio, tutto il vostro focus sarà sul fare questo esercizio nel miglior modo possibile. Ma in realtà, anche se voi lo fate perfettamente e non seguite la sequenza degli step, voi non farete mai riprogrammazione mentale, perché è un processo. E quindi su questo, ragazzi, fatevi il corso gratuito, ripetetevelo più volte. E poi ripeto, se volete acquistare il corso, mi farà più che piacere accompagnarvi in questo percorso. Se volete fare da autodidatti, fatelo senza problemi. Voglio dire, sono stato io il primo a farlo. Però dovete prendere consapevolezza di questi concetti. Cioè, prima di lanciarvi a fare esercizi nella speranza che qualche cosa cambi, assicuratevi di avere capito esattamente come funziona la mente, come funziona l'immagine di noi stessi, ma soprattutto come funziona il processo di riprogrammazione. Perché, ripeto, è come se io volessi fare Amazon FBA e l'unico pensiero che ho è concentrarmi su, che ne so, come si crea l'account su Amazon FBA. Ok, va bene, ma una volta che hai creato questo account, cioè, hai capito che devi fare anche delle altre cose? Perché se no, ragazzi, avrete creato bene l'account FBA e tutto il resto però non l'avrete fatto. E quindi, cioè, alla fine il risultato pratico, che in questo caso è guadagnare, non siete riusciti a farlo. Dove si trova il corso gratuito? Te lo giro subito. Tu, Giovanni, c'hai il problema che guardi poco Facebook, quindi non sei stato bombardato con la mia pubblicità, vero? Ammettilo. In ogni caso, a questo link trovi il corso gratuito. Devi mettere nome e cognome, scusami, devi mettere nome e email e dopodiché confermare l'iscrizione sulla piattaforma di Kajabi. Il corso sta sulla piattaforma di Kajabi perché non è la classica product launch formula di ClickFunnels con tre video da 10 minuti ciascuno. Chi ha già fatto il corso gratuito lo può confermare e mi fate una cortesia se lo fate. Sono 4 ore di contenuto, c'è veramente il materiale di valore. Tra l'altro, in queste 4 ore di contenuto c'è anche una lezione di 1 ora e mezza che ho estrapolato direttamente dal corso a pagamento. Così hai anche modo di vedere quello che è il processo didattico e come spiego i concetti, e ti dà una prima idea di che cosa effettivamente sia la mente, di che cosa sia effettivamente il mindset, perché purtroppo c'è ancora gente che pensa che mindset e mente siano la stessa cosa, ma in realtà mindset e mente sono due concetti diversi, se no si chiamerebbero allo stesso modo. Cioè, mindset non vuol dire mente, mindset vuol dire mentalità, mente e mentalità sono due concetti diversi. Dopodiché ti spiega cosa sono i paradigmi e ti sconvolgerà sapere il fatto che i paradigmi non si impiantano nel subconscio, i paradigmi sono all'esterno, non sono all'interno. Lo potrei avere anche io il link, Marco, è quello che ho messo prima, te lo inserisco nuovamente. Quindi ti spiega cos'è la mente, ti spiega cos'è il mindset, ti spiega cosa sono i paradigmi, ti spiega cos'è l'immagine di noi stessi, che è un concetto che praticamente non conosceva nessuno fino a qualche giorno fa, ti dà una visione d'insieme e poi ovviamente ti vende Giovanni il corso a pagamento, quindi alla fine della fiera sarai invogliato a fare anche quello. Ok, quindi abbiamo messo il link anche a Marco. Confermo, molto contenuto nel corso gratuito. Non sono il solito lead magnet regalato tanto per figura. Assolutamente sì. C'è veramente contenuto di valore. Ma lo spiego perché c'è questo contenuto di valore. Per un semplice motivo, perché io, e tra l'altro voglio dire, con molti di voi ci siamo anche visti agli eventi, prima di tutto sono uno studente, quindi so esattamente qual è
la titubanza che si ha quando ci si avvicina a un formatore, l'insoddisfazione di quando non si raggiungono i risultati, la frustrazione di quando si spendono migliaia di euro e poi però non si riescono a raggiungere gli obiettivi. Per cui, siccome conosco tutto questo, perché ripeto, sono anche uno studente, ho voluto darvi qualcosa di veramente di valore. Non so perché, ma io non vedo nessun link. Marco, se non riesci a vedere il link, scrivi una mail a ufficiovmrconsulting@gmail.com che te lo mandano da lì. Non so perché non lo riesci a vedere. Confermo anche io tanto, tanto valore per essere gratuito. Infatti, tra l'altro, Antonio, che il corso gratuito l'ha visto in anteprima rispetto agli altri, mi ha anche detto che era un pazzo a fare questa cosa. Però io l'ho voluta fare lo stesso, giusto? Ok, ragazzi, fatemi domande che sono qui che vi rispondo, senza problemi. Sia sul corso che su altre tematiche, chiaramente, anche se non sono attinenti con la legge di attrazione e il fallimento. Questo video vi invito caldamente a riguardarvelo, lo lascerò sulla pagina Facebook, ovviamente. Ma riesci a leggere i miei messaggi? Leonardo, si è iscritto adesso in chat e questo è il primo messaggio che leggo. Devo dire che tra l'altro Facebook è veramente pietosa come piattaforma perché innanzitutto non capisco per quale motivo non vi arrivano le notifiche quando vado in diretta. Nonostante ci siano più di 300 persone che seguono la pagina, tutti mi dicono che nessuno riceve le notifiche quando vado in diretta. E se mi stai dicendo tu adesso che stai scrivendo, io in realtà messaggi non ne ho visti, però se non riesci, se mi scrivi a ufficiovmrconsulting@gmail.com, ce l'ho aperto e lo riesco a leggere al volo. Sì, avevo scritto altri messaggi prima, no, Leonardo, non scorro un attimo, ma non vedo niente. Quindi scrivimi nuovamente qui o per mail che ti rispondo, non ti preoccupare. Dicevo, questa diretta riguardatevela attentamente perché soprattutto il riuscire a interpretare il fallimento nel modo corretto, credetemi che è un qualcosa che veramente vi aiuta tantissimo. Perché vedete, c'è un tema che quando voi iniziate lo slancio della motivazione, piuttosto che vi mettete lì e dite no, ce la devo fare, ce la devo fare, ce la devo fare, vi dà quella spinta iniziale per effettivamente compiere le azioni. Il problema è che poi nel momento in cui si palesa davanti un qualcosa che a voi non vi confinfera, che secondo voi non è giusto perché voi vi siete sforzati e quindi le cose devono andare in maniera positiva, vi bloccate. Per cui ascoltatela, ascoltatela, ascoltatela. E esercitatevi nell'applicare la percezione, perché veramente tra le facoltà intellettuali è una di quelle che nel mio percorso mi ha aiutato più di tutte. Forse soltanto l'immaginazione la reputo più importante, per effettivamente svoltare. Leonardo, io comunque tuoi messaggi non ne vedo più, quindi non so se hai desistito o meno, però non mi sono arrivati altri messaggi. Oggi siete pochi. Mi sa che devo valutare se cambiare l'orario o se lasciare questo orario. Tra l'altro, ne approfitto per dirvi che domani farò una nuova diretta e domani parleremo di mindset. Domani vi spiegherò che non ci sono 10.000 tipologie di mindset, ma ce ne sono soltanto due. Ecco, è arrivata la domanda di Leonardo. Cosa dà in più Malz rispetto a Proctor? Ok, qui adesso preparati perché in realtà potremmo stare anche un'ora, però vabbè, cercherò di sintetizzare la domanda, cioè la risposta. Allora, Maxwell Malz ti dà un modo diverso di interpretare il concetto di riprogrammazione mentale. C'è un video che ho fatto, ma ti do una sintesi qui ora. Bob Proctor descrive il processo di riprogrammazione mentale con una connotazione metafisica, cioè lui ti parla di stati, frequenze, vibrazioni, per cui per Bob Proctor il processo di riprogrammazione serve fondamentalmente a permetterti di creare delle immagini che ti danno delle sensazioni, delle emozioni positive, che sono quelle che poi ti danno lo slancio per compiere azioni. Questo il primo Bob Proctor, perché poi ragazzi, voi dovete anche capire una cosa, che
Il mondo della formazione, come sto anche imparando, ha un dietro le quinte e c'ha delle logiche che voi chiaramente quando siete studenti non vedete. Per cui il primo Bob Proctor parlava di alcune cose, poi a poco ha cambiato e a un certo punto ha introdotto il concetto di paradigma, che in realtà in psicologia ha un significato differente, però a che cosa è servito? Chiamare l'immagine di noi stessi con un termine che fosse diverso, che fosse in qualche modo originale by Bob Proctor. Però indipendentemente da questo aspetto, quindi Bob Proctor gli dà una visione metafisica, ti dice che tu devi vibrare a delle frequenze che poi sono quelle che portano il tuo corpo a compiere azioni. Maxwell Maltz, che era un chirurgo plastico, aveva chiaramente un background più scientifico, aveva perché Maxwell Maltz, a differenza di Bob Proctor, è morto. Quindi aveva un background scientifico e quindi gli dà una interpretazione del concetto di, ciao Francesco, del concetto di riprogrammazione mentale che è molto più scientifica. Cioè Maxwell Maltz ti parla di come funziona il cervello e ti dà un legame tra la mente e il cervello e ti spiega la riprogrammazione mentale, non tanto parlando di frequenze e di vibrazioni, ma parlando di come attraverso la mente e i giusti esercizi puoi dare degli input al tuo cervello, che lui chiama esperienze sintetiche, che sono poi quelle che ti portano a compiere le azioni. Quindi è sempre un processo, ci sono sempre degli esercizi, c'è sempre la possibilità che comunque attraverso la nostra mente noi riusciamo a dare l'input a un processo, ci sono delle sfaccettature differenti. Dopodiché, se volessimo stare lì a fare, diciamo, i teorici e sofisticati, Bob Proctor, è uno studioso che non ha teorizzato nulla, quindi Bob Proctor ha preso informazioni da suoi mentori precedenti, tipo Lilal van Valdeval, Nightingale, piuttosto che persone che, diciamo, altri teorici che ha studiato, quindi il dottor Flit per la rappresentazione della mente, piuttosto che altri personaggi, e ha creato un insieme ordinato di informazioni. Maxwell Maltz invece ha teorizzato qualcosa, cioè Maxwell Maltz è colui il quale ha teorizzato il concetto di self-image, il concetto di immagine di noi stessi. Ora, questo non significa che lui fosse più bravo mentre Bob Proctor fosse meno bravo. Il mio consiglio da studente, ed è come io poi ho utilizzato questi concetti, non è tanto il capire chi mi dà di più, chi mi dà di meno, chi è più bravo, chi è meno bravo, chi è meglio, chi è peggio, quanto piuttosto concepire entrambi i concetti, capire che sono due facce della stessa medaglia e utilizzarli a seconda di quella che è la tua specifica situazione. Perché secondo me questo, indipendentemente dal discorso della mente, è l'approccio che voi dovreste avere da studenti. Cioè a voi non interessa che è più bravo il formatore A o il formatore B, a voi quello che interessa è che nella specifica situazione in cui vi trovate qualcuno vi dia le indicazioni pratiche e pragmatiche per cambiare la vostra vita e ottenere dei risultati che non state ottenendo. Praticamente sono complementari, ci sono alcune sovrapposizioni. Quindi ci sono alcuni concetti che ti rendi conto che stanno dicendo effettivamente la stessa cosa. Dopodiché, sì, ci sono degli aspetti che sono complementari e, come dicevo in precedenza, è quello che a me ha aiutato tantissimo per andare a coprire dei buchi che, seguendo soltanto Bob Proctor, non ero riuscito a colmare. Gabriele, spero che farai luce sul vero mindset in questo marasma di finta positività e motivazione. Gabriele, domani la diretta è soltanto sul mindset. Per cui non vi anticipo adesso i concetti perché sennò poi domani li dovrei ripetere nuovamente, però domani vi spiego una volta per tutte in maniera definitiva che cosa è effettivamente il mindset e soprattutto vi darò anche qualche indicazione pratica su come iniziare a cambiarlo. Poi è chiaro ragazzi che non vi posso dare tutto perché poi la parte importante chiaramente resta nel corso, però sicuramente vi darò la possibilità di iniziare a capire qualcosa. Sottolineando ancora una volta che il mindset non è mente, cioè mente è una cosa, mindset è un'altra, paradigmi è un'altra cosa ancora, se no avrebbero tutti lo stesso nome. E voi, per prima di fare riprogrammazione mentale e prima di fare qualunque esercizio, dovete capire questi concetti e dovete capire come si incastrano tra di loro, perché se no è un continuo: ah, cazzo, ma mi aveva detto di fare in questo modo, però questa cosa qui come la gestisco? Qui c'è un dubbio, qui è così, qui è cos'ha, e quindi ecco che poi lo slancio iniziale che voi avete viene meno. Perché uno può sperare fino a un certo punto che le cose vadano per il verso giusto, però poi quando ti rendi conto che inizi a sbattere la testa e le cose non vengono, e per giunta ti rendi anche conto che non sono chiare perché ci sono dei pezzettini che mancano, non riuscite a fare riprogrammazione mentale.
E poi arriva a pensare che allora il problema è la riprogrammazione mentale. Allora devo fare PNL, allora devo fare questo, allora devo fare quest'altro. No, semplicemente voi non vi siete dati il tempo necessario per capire di che diavolo si stesse parlando e per applicarlo nel modo corretto. E è tutto qui. Ok, fatemi qualche altra domanda che vi rispondo e poi tra un quarto d'ora più o meno stacco. Conosci anche Vadim Zeland? No, no. E tra l'altro, se vi posso dare un consiglio, starò attento nell'esporre questo concetto perché non vorrei essere frainteso, però voi dovete capire se volete fare lo studioso o colui che applica. Cioè, a voi dovete capire se a voi interessa conoscere l'argomento o se vi interessa applicare un argomento per cambiare i vostri risultati. Perché, soprattutto in una tematica come quella della mente, c'è il rischio di rimanere completamente fossilizzati in questa analisi. Anche perché per molti sono argomenti anche interessanti, per cui incentiva molto anche lo studio, la raccolta di informazioni, eccetera. Però voi dovete poi capire se tutto questo marasma di informazioni che andate a raccogliere, poi effettivamente lo volete utilizzare, lo potete utilizzare. Quindi questo è un aspetto molto importante perché se no vi bloccate. Ok. Marco, ho visto la mail, ti rispondo in maniera brutale mettendo soltanto il link, eh? Te l'ho inviato. Ok, ciao Antonio, Francesco l'ho già salutato. Quindi attenzione a questo aspetto perché rischia di paralizzarvi in un'analisi che poi non porta alcun tipo di risultato. Voi dovete capire se quello che vi serve in ultima istanza è avere delle basi e delle istruzioni da applicare o se semplicemente volete raccogliere informazioni per vostro piacere. Non sto dicendo che sia una cosa sbagliata, che per carità, però attenzione perché se non come dicevo ieri, se non definite l'obiettivo, poi rischiate di fare cose inutili. Hai studiato anche testi di esoterismo, spiritualità, buddismo, induismo? No, non ho studiato quello che ho studiato, che poi sono i concetti che ho reinterpretato in immagine vincente, sono quelli che vi dicevo in precedenza: Bob Proctor, Maxwell Maltz, Dan Kennedy e la legge di attrazione. Poi è chiaro che ci sono delle contaminazioni sia in Bob Proctor, soprattutto in Bob Proctor in realtà. Di concetti che potresti anche ritrovare nel buddismo piuttosto che nell'induismo. Sono stato l'anno scorso a Bali e mi ricordo che parlando di questi concetti, con un locale, effettivamente c'erano dei punti di contatto e delle cose che erano simili. Però, detto questo, non sono, diciamo, concetti che ho studiato. Anche Maltz dà degli esercizi da fare. Assolutamente sì, sfrutto questa occasione. Allora, Maxwell Maltz, come dicevo in precedenza, nasce come chirurgo plastico. Dopodiché, che cosa succede? Che nel suo percorso da professionista rimane colpito da un fatto, cioè che i suoi pazienti, a fronte dell'operazione di chirurgia, rispondevano in modi differenti. Cioè, c'erano quelle persone che magari si sentivano a disagio stando con gli altri perché avevano. Ciao Fabio! Perché avevano il naso lungo piuttosto che un qualche difetto, a fronte dell'operazione si vedevano bene e quindi magari riuscivano a risolvere questo disagio e a confrontarsi bene con la collettività o comunque dove si trovavano. Ce n'erano degli altri che nonostante l'intervento chirurgico fosse andato bene, quindi nonostante proprio da un punto di vista fisico non c'era più la problematica, continuavano comunque a non sentirsi bene con loro stessi, a sentirsi a disagio, eccetera. E quindi parte da questo concetto. Teorizza l'immagine di noi stessi e poi cambia di fatto professione, quindi da chirurgo plastico diventa formatore, se così lo possiamo chiamare, di fatto dà inizio un po' a quello che è il settore della crescita personale. Quindi lui ha tanti, diciamo, ci sono alcuni libri in cui racconta più che altro casistiche di suoi pazienti e delle problematiche che avevano e diciamo del percorso che hanno fatto per risolverli. Hai perfettamente ragione a puntualizzare la differenza tra studioso e studente che applica. Le domande del sottoscritto hanno infatti lo scopo di escludere subito ciò che è più spesso presente in giro e che occorre subito escludere. Sì, Paolo, lo capisco, lo capisco.
Allora, ti dirò anche un altro mio diciamo, modo di pensare e pensiero, frutto dello studio del concetto di paradigma. In realtà non è detto che i contenuti e i formatori che voi seguite oggi debbano necessariamente essere per forza quelli che seguirete fino alla fine dei vostri giorni. In realtà il cambio di paradigma gioca proprio su questo concetto, cioè quando voi avete consapevolezza di come funzionano i paradigmi, voi sfruttate questa cosa, cioè voi ricreate una realtà che magari si basa su alcune informazioni, su alcuni formatori, su alcuni concetti, perché questa realtà in questo momento è il modo più facile, veloce e semplice per raggiungere un certo obiettivo. Non è detto che magari la volta dopo, per raggiungere un obiettivo differente, non possa essere più utile. Magari andare dai formatori che diciamo la cosa contraria o comunque da concetti differenti per ricreare un diverso paradigma che vi serve per raggiungere un altro obiettivo. Per cui, da questo punto di vista, questo è l'approccio che io ho sempre avuto, perché parto da un presupposto che io non sono né un tifoso di un formatore, né tantomeno sono, passatemi il termine, il coglioncello che deve dare soldi al formatore di turno. Cioè, a me quello che interessa è migliorare la mia vita, a me quello che interessa è che qualcuno mi dia delle informazioni pratiche su quello che devo fare per raggiungere un certo obiettivo. Oggi ho questo problema e quindi mi rivolgo a Pinco Pallo, dopodiché se dopodomani avrò un altro problema, che magari è differente, che magari ritiene delle informazioni diverse, richiede delle informazioni diverse, perché no? Magari vado anche dal concorrente, magari vado anche a prendere le informazioni contrarie a quelle che ho studiato in precedenza, perché nel momento in cui so come funziona la mente, so come funziona il processo di riprogrammazione, so come ricostruire i paradigmi, in realtà diventa, tra virgolette, il giochino di andare a creare una realtà che ci serve per quell'obiettivo. E questo è il modo in cui io interpreto la formazione, perché poi da un punto di vista pratico, ciao Andrea, a me quello che interessa oggi, ripeto, da studente che vuole applicare è avere informazioni per ottenere i miei obiettivi. Marco, ti è arrivata? Sì? Ottimo. Sì, ho visto che ti sei anche iscritto al corso, perfetto. Quindi ci sta fare diciamo, un'attività di ricerca e so che sia Proctor che Maltz che Kennedy insistono molto con la ripetizione. Sì, Leonardo, perché allora la riprogrammazione mentale. Marco, adesso rispondo anche a te. Allora, la riprogrammazione mentale, che ripeto è un processo, si può diciamo completare con tre tecniche differenti. Lo shock, che chiaramente non è una cosa che puoi controllare, però come raccontavo in una diretta in precedenza, in qualche giorno fa. A me, ad esempio, è successo di avere uno shock emozionale tale che mi ha fatto cambiare il modo di interpretare l'essere imprenditore. Ve lo racconto velocemente, io mi trovavo al wake up call 2018, credo che fosse, e mi ricordo, c'ho proprio la scena qua davanti agli occhi, Alfio il primo giorno che dice le seguenti frasi: se voi pensate di essere un imprenditore perché lavorate tutto il giorno nella vostra azienda, sappiate che non siete un imprenditore, ma che in realtà vi siete comprati un lavoro, siete dipendenti di voi stessi. Questa frase per me ha avuto uno shock emozionale tale che di fatto mi ha riprogrammato mentalmente in una serie di abitudini che io avevo, credenziali, e che mi portavano a immaginare la figura dell'imprenditore in un certo modo. Quindi lo shock può essere utilizzato per fare riprogrammazione mentale. È chiaro che non lo puoi programmare, cioè non sai cosa accadrà nella tua vita che ti provocherà questo shock? Ma attenzione, perché non deve essere per forza una cosa negativa. Cioè, nel mio caso è stato presenziare ad un evento dal vivo e sentire questa frase. La seconda possibilità è usare l'ipnosi. L'ipnosi, chiaramente, non la puoi fare da solo, quindi devi andare da un ipnotista, da qualcuno che faccia ipnosi e fare un percorso di riprogrammazione mentale. La ripetizione è la tecnica che viene comunemente utilizzata quando vuoi fare riprogrammazione mentale da solo, perché chiaramente non hai bisogno di qualcuno che ti dica che ti ipnotizzi, né tantomeno hai bisogno di aspettare che qualcosa accada, la fai in prima persona. Quindi la ripetizione è evidentemente la tecnica che utilizza Bob Proctor, che utilizza Maxwell Maltz, che utilizza Dan Kennedy. Dopodiché, dentro il concetto di ripetizione ci sono delle sfaccettature differenti che contraddistinguono queste figure. È un po' come dire.
che magari c'è l'istruttore in palestra che ti dice che tu devi fare gli esercizi in un certo modo, che magari ha un focus, che ne so, sui bicipiti piuttosto che sui pettorali, mentre magari l'altro ti dice che invece di utilizzare i macchinari devi fare, che ne so, l'allenamento a corpo libero. Adesso non vorrei dire cavolate perché non conosco bene l'argomento, però il concetto è un po' questo: entrambi fanno palestra, ognuno ha degli esercizi e un modo diverso di interpretare come allenare il muscolo. Quindi questo è un po' il concetto. Si può dire che mindset e mappa mentale sono la stessa cosa o no? No, però ne parliamo domani. In ogni caso, nel corso gratuito, la lezione extra, ti dà degli importanti input su questo tipo di ragionamento. Come immunizzarsi se capita uno shock negativo? Gabriele, con quello di cui parlavamo in precedenza, cioè con l'applicare la facoltà della percezione e provare quindi a interpretare in modo diverso questo fatto e questa circostanza che ci sta capitando, cercando di impiantarsi delle abitudini credenziali che ci permettono di vedere le cose in un modo diverso, ad esempio che i problemi sono opportunità, piuttosto che gli ostacoli sono delle illusioni, quindi non è un qualcosa di reale. Piuttosto che in ultima istanza, comprendendo come funziona l'universo, utilizzare la legge di attrazione e capire che quella cosa negativa che è successa non è per forza di cose la fine del nostro percorso, la fine del nostro risultato, a meno che non sia la tua morte. Se non è la tua morte, in ogni caso c'è qualcosa che tu puoi prendere da questo evento, da cui puoi attingere per migliorare la volta dopo. Io sembrerà una fase di circostanza. Ma sono più in questa, nella situazione in cui mi trovo in questo momento, sono più contento di commettere un errore e di avere un fallimento rispetto che a raggiungere un obiettivo in più. Perché in questo momento, per il tipo, diciamo, di salto che voglio fare in termini economici, ho bisogno, ancora una volta, di cambiare il tipo di persona che sono. E come faccio a cambiare il tipo di persona che sono se non attraverso l'apprendimento? E quindi in questo momento il mio modo di pensare mi porta a interpretare gli errori che commetto, i fallimenti che raccolgo, non come delle cose negative che mi dicono non sei in grado, ma semplicemente come delle sorgenti dalle quali attingo per recuperare feedback che poi mi servono per cambiare. Come si dice, il fallimento non è nient'altro che un qualcosa che succede che mi sta dando delle indicazioni per dirmi il comportamento, l'azione che hai fatto è sbagliata, cambiala. E se tu fai tuo questo concetto non a parole, coi fatti, vedrai che anche gli shock negativi li riuscirai a superare o comunque a sfruttare in maniera diversa. Utilizzi una vision board. Utilizzo una vision board, sto pensando se posso darti questa informazione. Diciamo ni, mettiamola così. Ni. Però sicuramente, al di là, diciamo, del fatto che sia la vision board piuttosto che un qualcosa di diverso, l'avere intorno delle cose che vi ricordano il vostro obiettivo, io per esempio non ve lo faccio vedere cosa c'è scritto, ma c'ho la mia goal card vi aiuta. Ma perché vi aiuta? Non perché state facendo un qualcosa di voodoo che allora ci sta questa cosa e oddio, chissà che cosa succede. Semplicemente perché, questo lo racconta Dan Kennedy in Wealth Attraction, il modo in cui noi compiamo azioni è un processo. E in realtà lui racconta l'esempio dell'acquistare una macchina. Voi, quando comprate una macchina, solitamente seguite un processo in che cosa consiste? Che voi iniziate a pensare al fatto che dovete comprare una macchina e magari una volta ci pensate 2 secondi, così, mentre state guidando. Poi magari la volta dopo ci pensate 1 minuto, la volta dopo 5 minuti e poi inizia a diventare un pensiero sempre più costante che magari iniziate a raccogliere informazioni, a pensare a quale tipo di macchina, a vedere se, che ne so, la disponibilità economica che avete, insomma, fare tutta una serie di riflessioni che poi materialmente, quando è l'unica cosa che pensate, boom, voi andate a comprare la macchina. E infatti la pubblicità si basa su questo presupposto, cioè stimolare continuamente a farvi fare questi pensieri fino a quando sono una cosa talmente costante che voi fate questa azione. Qualcuno la chiama manipolazione, ma è questo il concetto.
Per cui, indipendentemente dal fatto che sia il vision board piuttosto che qualche altra cosa di fisico, è chiaro che incentiva questo ragionamento, questo processo, che anche lui è una componente del processo di riprogrammazione. E questo è il motivo per il quale io ho fatto stampare il workbook. Perché avrei potuto anche man farvi mandare un PDF a casa, cioè un PDF per mail con il programma. C'è un motivo se è stampato su carta, perché voi avete bisogno che ci sia qualcosa di fisico nella vostra vita, che sia sempre presente, che vi ricorda di fare gli esercizi, vi dice come fare gli esercizi, quando fare gli esercizi, perché se rimane un qualche cosa di astratto, ed è questo il problema di quando si fa riprogrammazione, la vita è quello che è fisico. Vi distoglie l'attenzione, cioè non vi fa concentrare su questo qualcosa che dovete fare. Quindi assolutamente sì, avere delle cose fisiche aiuta tantissimo. Ok, qualche altra domanda? Nella goal card consigli di scrivere una frase breve. Ecco, lo sapevo, infatti mi sono pentito subito di mostrare la goal card. Appena quando l'ho fatto ho detto no, non la dovevo mostrare. Allora ragazzi, voi la dovete smettere, ma sono veramente serio, di pensare che il problema sia come scrivete la vostra affermazione, le virgole che ci mettete, i punti che ci mettete, se la scrivete in 3 righe, in 4 righe o in 12 righe. Se la scrivete sul foglio di carta piuttosto che sul muro, se la scrivete con la mano destra, con la mano sinistra, non ha alcuna rilevanza, non c'entra niente, proprio zero. Ok, questa cosa ve la devo dire perché non riesco a trattenerla. Cioè, la scrittura serve per creare immagini. Basta, mi limito a dire questo. Quindi il tema non è lunga, corta, breve. Perché se voi riuscite con una parola a ottenere quello che vi serve per fare la riprogrammazione mentale, va bene anche una parola. Nella mia esperienza è abbastanza impossibile che basti una parola. E mi fermo a questo perché è tutto spiegato nel corso e non posso dare queste informazioni nel rispetto di chi ha comprato il corso a pagamento. Però veramente fate attenzione perché queste qua cioè, i dettagli inutili sui quali vi soffermate e che non c'entrano niente con la riprogrammazione mentale. Ma ancora una volta, perché voi purtroppo ci cioè, avete visto 3 video gratuiti su YouTube di Bob Proctor, vi sono rimasti impressi questi 3 concetti. Cazzo, quindi se scrivo una cosa si avvera. Allora, la paranoia di come la scrivo, se la scrivo bene, se la scrivo male, sembra quasi che ci sia la maestra che vi corregge la frase. La seconda è, quindi basta che dormo. Quindi io mi addormento, ascolto un audio e divento miliardario. E quindi tutti quanti in fissa, ma quindi devo mettere le cuffie o devo usare le casse? Ma devono essere Bluetooth o devono essere con il filo? Ma l'audio deve essere in italiano o in inglese? Ragazzi, sono idiozie queste, non c'entra niente con la riprogrammazione mentale. Vi state focalizzando su una cosa inutile perché sperate che basti fare questa cosa per avere il vostro risultato. E non funziona così, purtroppo. Se no sarebbe veramente tutto molto più bello, tutto molto più facile. Quindi informatevi bene su quello che bisogna fare per fare riprogrammazione mentale, perché ve lo dico per esperienza diretta, il rischio è che a distanza di mesi, se non anni, voi vi troverete a fare questa considerazione. Ma porca miseria, ho scritto un libro così con la mia affermazione, non è successo niente. Ma porca miseria, sono mesi che non faccio dormire mia moglie, i miei figli e tutto il vicinato e non succede niente. Perché? Perché non hai fatto riprogrammazione mentale. Hai pensato che un esercizio. Il modo in cui fare un esercizio fosse la soluzione a tutti i tuoi mali. In realtà non è così. Alright. Qualche altra domanda dell'ultimo minuto? Nel frattempo che scrivete, vi do un paio di comunicazioni di servizio. Allora, domani, live sul mindset parleremo. E spiegheremo una volta per tutte che diavolo è il mindset, come si utilizza, come si migliora. Quindi domani assicuratevi di partecipare. Probabilmente la diretta la farò sempre allo stesso orario, per cui sarà alle vostre 19, però vi do poi conferma, sulla pagina. Seconda comunicazione, se per chi non l'avesse fatto,
c'è un corso gratuito, fatevelo, cioè è gratis, quindi voglio dire, vi lamentate sempre che ci sono le informazioni a pagamento, fatevi il corso gratis, vedo che c'è tanta gente che si è iscritta e non l'ha neanche aperto, poi non lamentatevi se non riuscite a cambiare la vostra vita, studiatevi questo corso, è gratis, mettete un po' in discussione le informazioni che vi hanno dato in giro e iniziate a capirci qualcosa. Dopodiché, se siete furbi, approfittatele prima del 30 gennaio perché Immagine Vincente è in promozione fino al 30 gennaio, 1500 euro invece di 2000. Dopodiché i prezzi salgono, per cui non è che il corso non sarà più disponibile, quindi non sto facendo finta scarsity della serie strappatevi i capelli perché se non lo fate entro il 30 gennaio morirete. Assolutamente no, semplicemente lo comprerete a un prezzo più alto. L'unica cosa che ho già detto e ripeto, sulla quale non ho certezza matematica, è che probabilmente la versione premium, quindi quella che costa in questo momento 2000 euro, che oltre al corso vi dà anche l'ora di consulenza, dopo il 30 gennaio non sarà più acquistabile. Ancora una volta, non perché devo creare scarsity, ma semplicemente perché non so ancora se riuscirò a gestire tutte queste ore di consulenza. Per cui, piuttosto che promettervi una cosa che non riesco, preferisco fare in questo modo. Poi, se ci sarà possibilità, successivamente ne riparleremo. Antonio, quanto tempo mi ci vorrà a cambiare dopo che ho applicato tutta la parte pratica? Allora, anche qui mi piacerebbe darti una tempistica precisa, ma purtroppo sarei un ciarlatano se te la dassi, perché in realtà non c'è una tempistica precisa. Da che cosa dipende? Dipende da intanto quello che c'è in questo momento nella tua mente e da quella che è la tua immagine, da quello che è l'obiettivo che ti sei posto e da quanto lo vedi distante in questo momento da quella che è la tua situazione. E soprattutto poi il tema è che il risultato, l'obiettivo che vuoi raggiungere in realtà ha una tempistica che dipende anche da quello che è l'obiettivo. Cioè io non lo so se poi, indipendentemente dal fatto che tu sei cambiato o meno, l'azione che devi porre in essere o le azioni che devi porre in essere ti daranno il risultato in 2 giorni o in 2 anni. Per cui magari uno potrebbe anche dire, ho fatto questa cosa in 90 giorni, poi l'obiettivo l'ho raggiunto in 2 anni, quindi ci ho messo 2 anni per cambiare. E no, in realtà no, tu magari sei anche cambiato in 90 giorni, ma semplicemente il tempo per raggiungere un obiettivo che ci ha impiegato è questo, per cui non c'è un numero preciso. Da un punto di vista della teoria, se così la possiamo chiamare, Maxwell Maltz dice che in 21 giorni è possibile impiantare un'abitudine nel subconscio. Dopodiché io, ma questa è la mia interpretazione, non mi sento di dire che dopo 21 giorni succede qualcosa, perché in realtà, come dicevo in precedenza, tutto dipende da quella che è la tua situazione e tutto dipende da quanto questa nuova immagine di te che stai creando è distante da quella che è la tua reale situazione. Cioè, se voi oggi siete, la estremizzo, un disoccupato, che non riesce a trovare lavoro e il vostro obiettivo è guadagnare 1 milione al mese, potrete anche fare, cioè non escludo che questa cosa non sia possibile da raggiungere, però non potete neanche pensare che in 90 giorni create la vostra immagine vincente e al 91esimo fate 1 milione al mese, perché ragazzi, cioè, i miracoli non sono io la persona adatta. Quello che state facendo è un processo ed è una cosa seria, non è un videogioco, cioè non siamo qui su Matrix dove si creano le realtà virtuali, eccetera. Serve del tempo, serve della costanza. La ripetizione, tra l'altro, visto che c'era una domanda prima, è un concetto che spesso viene interpretato in maniera sbagliata. La ripetizione non significa fare milioni di volte al giorno un qualcosa, la ripetizione è una goccia che ogni giorno viene versata. C'è un esempio, che fa John Canary. Vi lascio con questo, che è quello che in realtà significa fare riprogrammazione mentale. Voi avete oggi un obiettivo, non mi interessa quale sia perché è indifferente. Voi dovete pensare che il vostro obiettivo è un bicchiere d'acqua limpida e in questo momento voi siete una tazzina di caffè. Quindi quello che state facendo con la riprogrammazione mentale è ogni giorno prendere un cucchiaino di acqua e metterlo nella tazzina di caffè. Voi non potete pretendere che con un cucchiaino il caffè diventi acqua, perché ci vogliono un sacco di cucchiaini affinché cambi il colore della tazzina di caffè. Qual è il problema? Che invece basta un cucchiaino di caffè nel bicchiere d'acqua per sfasciare tutto. Quindi voi dovete avere la costanza di fare la ripetizione fino a quando raggiungete il vostro obiettivo.
E voglio dire, se io stesso utilizzo questo programma da 2 anni, ci sarà un motivo. Cioè, io non ho utilizzato questo programma 90 giorni e poi chi si è visto si è visto. Perché questo? Perché mi sono reso conto che a volte mi servivano più sessioni e soprattutto perché una volta raggiunto un obiettivo è un continuo cercare di migliorarsi e di alzare sempre di più l'asticella. Quindi in realtà è una cosa che ti porti poi dietro. I 90 giorni servono più a questo che realmente a farvi avere l'obiettivo al 91esimo giorno. Ok? Quindi, queste sono un po' le informazioni che vi volevo dare oggi. Quanto abbiamo fatto? 1 ora e mezza? Boh, non so neanche da dove si riesce a vedere. Però sì, qui a Dubai sono le 11:23, per cui vabbè, a sto punto sono le 11:24. Utilizzo la tecnica che utilizza sempre la mia ragazza quando deve andare a fare la spesa. Alle 23:30 stacco, quindi avete 6 minuti se mi volete fare le ultime domande. O se mi volete raccontare qualcosa, dopodiché, tra 6 minuti stacco. Ok? Grazie, prego. Tanto faccio anche un sorso. Comunque, fare queste dirette è più stancante di quello che si possa pensare. Esempio calzante. Che cosa, Gio? Cos'è esempio calzante? Quello della ragazza? Anche tu hai questo problema degli orari precisi? Che poi no, non so se succede anche a te, ma praticamente nel mio caso è ok, a e mezza vado, poi dopodiché da e mezza diventa l'ora, perché si va sempre per approssimazioni per eccesso. Quindi poi alla fine della fiera vai tu a fare la spesa. Dai, fatemi qualche altra domanda che poi stacchiamo. Ma tra l'altro ve la faccio io una domanda, ma vi arrivano le notifiche quando vado live? O vi siete messi voi semplicemente i reminder? Che questa cosa mi interesserebbe capirla. Se c'è qualcuno che segue la pagina o ha messo like, vorrei capire se vi arrivano le notifiche quando vado in diretta o meno. Niente, il silenzio. A me no. Il caffè. Esatto. A me no, ok. Quindi bisognerà trovare una soluzione a questo problema delle notifiche. Non capisco perché non arrivano. Non vorrei che fosse perché notifiche sempre precise. A te invece, Paolo, arrivano le notifiche su Facebook. Boh. Mistero della fede. A me sì. Vallo a capire come funziona Facebook. Vallo veramente a capire. Visto che c'è qualcuno che si è appena collegato, se mi volete fare qualche domanda sulla mente, il mindset, i paradigmi, la riprogrammazione mentale, qualunque altra cosa, fatelo, che starò live ancora per qualche minuto. Da PC ho messo la spunta sulla campanellina, altrimenti non arrivano. Ah, ok. A me è arrivata prima notifica, quindi bisogna mettere la spunta sulla campanellina. A Davide arrivano. Va bene. Boh. Allora mi hanno fatto terrorismo psicologico per niente. Vedete? Questo è un classico esempio di come utilizzare la percezione nel modo sbagliato. Una persona ti dice un qualcosa e tu la generalizzi come se fosse il problema insuperabile, quando invece in realtà era una stupidaggine. Visto? Abbiamo fatto pure l'esempio di vita vissuta. Mi arrivano le notifiche mentre sono in diretta. I commenti alla diretta mi arrivano, anche quelli in diretta. Va bene, ragazzi, vedo che non ci sono altre domande, per cui direi che per oggi va bene così. Vi rinnovo l'appuntamento a domani, probabilmente sempre alle 19. Adesso vi do comunicazione sulla pagina dove parleremo del mindset. Quindi sarà questa la puntata di domani. Ora ho impostato la campanellina di like, domani saprò dire. Complimenti, continuo a seguirti. Ottimo gioco, grazie. In particolare io metto la spunta su parteciperò invece che su mi interessa. Idem, va bene. Ottimo, ottimo.
Ci aggiorniamo domani. Ricordatevi che c'è il corso in promozione fino al 30 gennaio. Grazie e ci vediamo domani. Ciao a tutti, ciao ciao.